adesso fa un time lapse. È partito. Di simile abbiamo l'appartenenza comune all'Istria, no? Lui era di Giurizzani, io ero di Capodistria, ma in comune abbiamo questa sorta di fissazione per lo scrivere che in un certo senso è inspiegabile. Perché uno scrive? Perché deve perdere tanto tempo, tante ore e purtroppo da adulto anche tante sigarette, come ha detto García Márquez, per dannarsi l'anima attraverso la scrittura? Non c'è una risposta, secondo me è perché sì, perché è una cosa che senti e che ti permette di mettere in ordine nel caos. Allora, Tomizza è sicuramente una figura, diciamo, abbastanza importante per le nostre terre, perché, come si può dire, è l'anima istriana, decorrenza. E sentivo una cosa aspra nella gola, un qualcosa di rappreso che grattava dentro, come nei giorni che si sparge il concime e soffia un po' di vento o si dà il verderame alle viti. Quindi il mondo contadino non è i fiorellini, gli uccellini che cantano, gli odori dei campi, è anche questa dimensione di durezza che in Materada, in altri libri di Tomizza, appare in tutta la sua evidenza. Ecco. Forse per questo non è stato proprio amatissimo neanche dalle nostre parti, non lo so. Se ci siamo presto dimenticati di Tomizza, secondo me. Io di Fulvio Tomizza ho un ricordo tenerissimo. Ero molto giovane quando l'ho conosciuto, molto giovane e anche inconsapevole, come sono i ventenni, insomma, di ogni epoca. L'ho conosciuto a Pola, io lavoravo da poco alla regione istriana, poi l'ho rivisto in un paio di occasioni e una di queste occasioni è stata proprio una mia ricerca. Una ricerca con un amico di Parenzo, eravamo a Buia, era un pomeriggio di giugno. E allora lui mi disse: ma perché non andiamo a trovare Fulvio Tomizza, a vedere se sei lì nella sua casa di Momichia, no? Vicino a Giurizzani. E io gli dissi: andiamo. Senza avvertire, telefonare, senza email, senza... siamo andati lì così, per vedere se per caso... abbiamo fermato, non sapevamo dove era esattamente la casa, abbiamo fermato una signora molto anziana e che ci ha indicato, insomma, la casa. E lui era lì, era seduto sotto la pergola e stava pulendo le nocciole. Come ha modificato la lettura dei testi di Tomizza il suo rapporto con lo scrittore?
È molto interessante leggere libri di qualcuno che conosci, perché ti permette di entrare, di conoscere parti di una persona che altrimenti rimangono senza voce. Mi ricordo una tua citazione quando la prima volta che l'avevo incontrato, che aveva delle mani grandi, ma la firma era pulita e leggera. Quindi proprio un personaggio con più sfaccettature. Però penso che sia stata una bellissima persona, ecco. E questo l'ho riscontrato dal tuo racconto e dai racconti dei nostri ospiti, che erano ammirati dalla figura di Tomizza, quando anche per esempio Francesco Magris. Quel viaggio è stato incredibile perché appunto sono riuscito a visitare un impero, chiamiamolo così, una storia che ha caratterizzato il Novecento, il secolo breve, appunto nasce e si conclude con la nascita e il crollo dell'Unione Sovietica, e l'ho fatto con Tomizza. Grazie ai suoi racconti e alle sue storie, riusciva a parlare della sua storia. Quindi in qualche maniera mi sento oggi custode nel mio intimo di una piccola memoria, ecco, di questa esperienza. Sarà un piccolo quadro, un flash, però un flash che mi porterò per sempre, insomma, fino alla fine, ecco così. Ci ha fatti entrare e ci ha offerto il vino, le nocciole che aveva lì, e abbiamo fatto una lunghissima chiacchierata sulla letteratura. E io quel momento lo ricordo come uno dei momenti per me emblematici anche di quello che io avrei poi fatto nella vita. Il primo incontro succede, non è stato buono, ma poi ho recuperato. Ed è Materada, ovviamente, no? Materada rimane forse quello che ancora mi appartiene di più. Ma voi sapete dove è l'Istria? Ci siete mai stati? Sì, una volta in Croazia. Mi ricordo questa sua grande pacatezza, questa capacità di stare con quello che c'è, no? Che è una grande, secondo me, anche un grande traguardo di vita, no? Stare con quello che c'è e farne qualche cosa di grande. Il grande merito che aveva è che narrava senza insistere su una provenienza, che narrava la vita. No? Cos'è un romanzo? Un romanzo vive dei caratteri della vita dei protagonisti. Allora, devo dire che Fulvio Tomizza, prima di questo progetto, non l'avevo mai sentito e non sapevo neanche della sua esistenza, sarò sincero. E lui
ci coinvolgeva, ci chiedeva che cosa ne pensate, che cosa volete fare, dove volete andare. Ed è stata per me un'esperienza grande. Io lo ricordo come... ricordo che ho di lui è proprio di nobiltà, di una grande nobiltà d'animo. Però dopo averlo analizzato come scrittore, ma soprattutto in primis come persona, come uomo e come quasi un fuggitivo costretto ad allontanarsi da casa sua. Ognuno in realtà con dei propri dolori, ognuno con dei propri ricordi, ma che vivono in un presente di conflitto che voleva appunto riflettere un po' di quello che il conflitto lo vediamo oggi. Parlava di cose che io conoscevo e parlava di cose che lui conosceva, e quindi l'aderenza del suo stile con la sostanza e l'oggetto della sua narrazione mi ha affascinata. Non so se ho esaurito la risposta. In questo mondo che sembra così impoverito, che sembra così egoista, chiuso e diffidente, la letteratura di Tomizza, la sua visione del mondo, la sua poetica, sono davvero uno spiraglio di salvezza e insegnano quello che potremmo essere, quello che potremmo continuare a diventare. Tomizza è partito dall'Istria, ma ha scritto a Trieste la nostalgia della sua casa, la sua vera casa. Però qua c'è un'altra opera molto interessante di Tomizza, che è intitolata Le mie estati letterarie, in cui lui confessa che soprattutto dalla Miglior Vita in poi, per cui siamo nel 1977 più o meno, lui torna in Istria a scrivere, quella famosa casa che abbiamo visto nel documentario di TV Lubiana che abbiamo visto, è il luogo in cui poi sono nate tutte le storie successive. Casa d'ori tanti par noi poveri levari, dei li sulla nio mai stati, sogno mai sogno. Feile da rosari son qui gigantica piura, cammina i moci da strasse, i muti non fa viena. E quindi non bisognerebbe avere paura dell'altro, secondo te? No. Perché? Perché siamo... cioè, non abbiamo tutte queste differenze alla fine. Da quel 10 giugno 1953 a oggi, in sostanza, io non avrei fatto altro che cercare di sciogliere quel contrasto irriducibile, rendere attuabile l'impossibile riconciliazione. Tramite la scrittura si riesce a comunicare qualcosa che a volte a parole, dette così di fronte uno all'altro, non si riesce, poiché la scrittura rimarrà per sempre così indelebile e come l'ha intesa lo scrittore. Ma allo stesso tempo l'analisi che può fare il lettore è totalmente diversa. Può seguire il percorso che lo porta a fare lo scrittore stesso, ma allo stesso tempo può immaginare se stesso all'interno del libro, di ciò che è stato scritto,
e riproporsi dentro le parole dello scrittore stesso. E su questo progetto mi è piaciuto molto il discorso di imparare a conoscere nuove storie, nuovi racconti da altre persone, appunto anche intervistando queste stesse persone. Esistono tante differenze tra storia e letteratura, così come esiste una fortissima differenza tra storia e memoria. Gli storici, tipo il mio preferito è Barbero, Alessandro Barbero, forse, e lui insiste sempre su questa cosa, no? La memoria è una cosa e la storia è un'altra, sono due mestieri differenti. Parlando di storia e di storie unite nella letteratura, credo che sia il media più forte per comunicare sia le storie delle persone che riportare alla nostra memoria la storia. Perché lo storico è legato alle fonti, no? Ai documenti, a quello che trova. Quello che maneggia con maggior difficoltà è quello che non sta nelle carte, i sentimenti delle persone, la paura, l'ansia, la gioia, la voglia di innamorarsi. Questo dicevo ai ragazzi quando parlavo loro, che ma si innamoravano, ma avevano paura. Ha voluto sempre mantenere l'identità da dove diciamo è scappato, perché non è da tutti comunque scappare da un posto non voluto e comunque non lasciare le sue origini e raccontarle e scrivere in un libro e anche adattarsi ad altre. E quell'altro sentimento che quando io raccontavo di queste storie ha attraversato l'Istria come una biscia e ancora in qualche modo non va via, e è un sentimento che io ho avuto la fortuna di non provare mai, ma molti hanno provato, ed è l'odio. Ma si riflette in realtà nel silenzio, no? Il dolore si riflette nel silenzio, nell'assenza di... si riflette nella conflittualità sua nei confronti di lei, nell'aggressività sua nei confronti di lei. In realtà con una paura di provare forse un nuovo dolore, di perderla, ma nello stesso tempo di non poterla sopportare per stupidità, per... analfabetismo, se vuoi, culturale o di sentimenti. Che ho fatto l'esodo, come si dice. Io sono venuta via, caro piccolina, è stato un forte trauma. Ha segnato proprio fortemente la fine dell'infanzia e il passaggio a qualcos'altro, roba che accade raramente, quasi nessuno sa dire il giorno esatto in cui la propria infanzia è finita. Allora, sull'esodo di Tomizza mi è rimasto impresso il cambiamento di luogo che ho dovuto fare con la famiglia per le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale. C'è la storia di mio nonno, prima di tutto, perché lui era scappato da un'isola Sansego, Susak, e verso poi Dopogrado, dove abita adesso. E questa storia non mi era mai stata raccontata bene. E solo un giorno, quando gliel'ho richiesta, e lui me l'ha raccontata, ma mi mancavano sempre troppi pezzi. E doveva esserci un insieme un po' mescolato di informazioni, ovviamente mescolate male. E grazie a questo progetto penso che sono riuscita, come è anche questo progetto, un mosaico, quindi a mettere tutti questi tasselli insieme e penso quasi, non del tutto, ma completato la storia di mio nonno, che è esule.
Allora, intanto io inizio mentre aspettiamo il nostro ultimo studente. Io come sempre ho preparato il mio PowerPoint, adesso vi condivido lo schermo. Se ci sono problemi basta che mi diciate, se non vedete, se non sentite, basta che mi avvisate. Niente, vi beccate la presentazione noiosa. Peggio per voi. Bene. Noi ci prendiamo 5 minuti di pausa e poi facciamo ancora una tirata con la fine del documentario. C'è questa capacità veramente che lui aveva di mostrare l'animo istriano, che tante volte non è remissivo e ti direi di tutto, ma sto zitto e anche con questo mio silenzio ti insegno qualche cosa, no? Questo rimanere calmi quando tutti gli altri sono in burrasca, che è anche un modo di disubbidire che ha l'umanità istriana quando tutti gli altri fanno guerra. L'uomo istriano non fa la guerra e quindi un'importanza grandissima. Senti il martello che batti le ore, senti il martello che batti. Cosa è la verità? Esiste solamente una verità? Esistono tante verità che compongono insieme una grande verità. Questa è una decisione di base. Se io insisto che la mia verità sia l'unica, ho fallito, ma per sempre. E la memoria per noi che viviamo in queste terre comunque è diversa, no? Cioè, quindi ci sono tante memorie. La comunità slovena di Trieste è un tipo di memoria. La comunità italiana di Trieste ha un altro tipo di memoria, gli esuli istriani, un terzo tipo di memoria, eccetera. Quindi tradurre praticamente libri che scrivono di memoria è praticamente aggiungere tasselli al mosaico che ancora mancano. Con tutti. Finché c'è un nazionalismo, le spiegazioni sono troppo semplici. Finiscono in generalizzazione, in cliché. La domanda che io pongo è: ma volete vivere un cliché, parlare di cose che non sapete? Io ho questa particolarità di provenire da una famiglia con due culture diverse, cioè quella italiana e quella slovena. Anche se siamo solamente io e mia sorella che hanno un po' ripreso la lingua slovena e quindi vivo un po' tra questi due mondi. Fulvio Tomizza parlava molto di queste appunto differenze culturali o linguistiche, anche perché a Trieste c'è una grande concentrazione di varie minoranze. E quindi lui diceva che una differenza culturale non per forza è qualcosa che viene a meno, ma anzi è una particolarità che ti dà qualcosa in più.
In realtà tu proprio, nonostante la tua libertà, la tua identità sia plurima, no? E sia in qualche modo frastagliata, tu sei l'esempio di quella che può essere l'identità di un territorio, di una regione, di una cultura come quella triestina, perché tu sei, ti appropri di più identità ed è proprio sei tu la sintesi da cui nasce il tutto. E quindi grazie al progetto sono andata a vedere un po' la storia della mia famiglia, sono andata a cercare perché sono venuti, quando, le motivazioni. È una cosa che mi è piaciuta molto perché ho scoperto la storia della mia famiglia. Io alla fine ho un'identità mozzata, un'identità inconsapevole. Tu sei la sintesi, perché tu vedi, tu puoi parlare in italiano e sloveno, per esempio, e io, capisci, quando uno mi chiede sei di Trieste, non sei sloveno, io ho una serie di difficoltà a spiegare come mai io non sono sloveno. Invece adesso abbiamo superato il pudore, cioè trascoloriamo nell'ibris, nella superbia. E poi siamo andati una volta con una scassatissima macchina, un autista che secondo me era con questa conferenza di un intervento scrittore. E poi vedi tutto sta fastidio in inglese, ragazzi, no? Vedi? Chiese. Allora, la scrittura è certamente qualcosa che rimarrà per sempre, e dal momento in cui si è potuto nominare l'inizio della storia c'era la scrittura, proprio perché è stata la fonte, se non la fonte principale, una delle fonti principali e più importanti. Posso dire di aver conosciute molte storie in tanti ambiti diversi, tra cinema, fotografia, audiovisivo, architettura, arte, letteratura. Quindi era proprio un mix di tutte le cose per informazioni di cultura generale molto importanti, secondo me, da conoscere, soprattutto per noi che siamo di Trieste, che ha una storia molto importante che tutti dovrebbero conoscere. Questa parte dell'Europa, questa area geografica, ha una grande particolarità che la distingue di tanti altri, perché abbiamo talmente tante diversità, abbiamo talmente tante lingue, abbiamo una storia che lega tutti questa popolazione di qua. Una storia con l'S maiuscolo, ma che è narrata in tante lingue diverse. Infatti, diciamo che ho riscontrato dei problemi nei corsi degli anni, perché quando parlavo con certe persone, la maggior parte delle persone, secondo me, aveva una mentalità chiusa, quindi non consideravano quello che dicevo, e quindi non aprivano la mente verso ai miei discorsi che dicevo, ecco. Importante è di avere una curiosità, un'apertura in confronto dell'altro, perché cosa possiamo fare? Ci rimane nient'altro che imparare dall'altro, imparare che il nostro piccolo non basta per spiegare il mondo in cui viviamo. Dovremmo trovare l'interesse per allargare anche la nostra coscienza, anche magari imparando le lingue degli altri. Dalla mia bocca no.
Se ho qualche cosa in comune con Tomizza, è proprio questo spirito. Dentro di me c'è più di una componente, perché per esempio da parte di mamma la famiglia è veneta e italiana, da parte di papà invece è mista, il mio cognome è un cognome slavo antico, e quindi io sono cresciuta circondata da più dialetti, non soltanto l'istroveneto, anche il caicavo che parlavano i miei nonni, e mi capita, per dire una cosa specifica, di usare quelle parole in caicavo che usava mia nonna, perché è proprio usando quella frase rendo molto più forte quel concetto, quel pensiero, no? Ovviamente con la mia famiglia, con chi mi conosce, con le persone che abitano ovviamente in queste terre, che capiscono tutti i dialetti. Quindi io non potrei essere totale se dicessi ma io sono italiana oppure sono di famiglia mista, no? Essere istriani significa comunque essere misti, sia che tu sia italiano, croato, sloveno, come ti vuoi definire, perché dentro di noi scorrono il sangue di tutti i popoli che hanno attraversato questa terra. Nascita ed eredità sono davvero un testamento spirituale che un grande autore, un grande scrittore è in grado di regalare alle generazioni che verranno. Ecco, io credo che scrittori come Tomizza non abbiano scritto solo per l'età in cui loro hanno attraversato il mondo, nel breve battito di ciglia che ci è concesso di vivere, hanno scritto per le generazioni future. L'ho sentito molto vicino a me, perché per quanto per motivi diversi io mi sono dovuto trasferire dal Veneto proprio qui a Trieste, e quindi certi lati, certe idee che ha riportato poi nei suoi libri, nella sua letteratura, le comprendo molto bene, perché sono delle emozioni, qualcosa che ho sentito anch'io. Più delle volte alla gente capita magari di andare via da qualche posto e volersi dimenticare di tutto. Però è importante, secondo me, non tralasciare le cose negative, soprattutto che sono successe in quel posto, perché sono dagli errori che noi impariamo, e quindi mantenere, non dico l'identità, ma almeno ciò che si è trascorso in questo vecchio posto sia fondamentale, secondo me. Secondo me la grande sfida che anche ha lanciato ormai 60 anni fa Tomizza è quello che esiste una forma di unione, di condivisione anche nella diversità. Cioè non è che bisogna mettere tutto in un unico pentolone e negare la diversità che nutre ciascuno di noi. È proprio mettendo in comune le parti che ci separano che si può ottenere qualcosa di più grande di quello che siamo noi, no? Perché il problema è che secondo me il grande vantaggio di essere una città di frontiera è che la somma delle parti è più grande delle parti stesse. Cioè non vale per quello che riguarda dal punto di vista culturale che uno più uno fa due, uno più uno può fare anche quattro. Ho visto le cali del tuo paese, restato svuoto e qua solo a morir. Ho visto le cali del tuo paese, restato svuoto e qua solo a morir. Poi purtroppo abbiamo visto in quest'ultimo anno e mezzo che i confini esistono ancora, che esistono di nuovo, e quindi il messaggio di Tomizza che bisogna superare i confini è sempre valido, perché i confini ci sono, esisteranno, qualche volta saranno più marcati, qualche volta saranno meno marcati, però sempre esisteranno. E quindi questo messaggio di Tomizza non è solo senza tempo, ma anche universale in tutto il mondo. Tanti soldi, tanti danari, fatti in anide, duro lavoro.
ad oggi la gente ha molta, molta paura dell'ignoto, dello sconosciuto, e quindi capita molto spesso, anche solo non di un paese, un continente, ma anche solo di una città, vedere una persona letteralmente sconosciuta e avere paura di lui, perché non si sa niente, non si sa dove va, che cosa fa. Però credo che quello che dice Tomizza sia molto importante, che è la diversità che ci distingue ed è quella che ci deve unire, ed è per questo che è importante anche viaggiare, per conoscere le diversità altrui, perché sono quelle che ci identificano e ci fanno riconoscere negli altri paesi. Ovviamente si possono trovare persone peggiori ma anche migliori, ma è questo il bello della diversità, che non è uguale e che si può trovare qualsiasi cosa in giro. Ma il tuo sudor liga bagnati per un paron che ti mai vederà. Ma il tuo sudor liga bagnati per un paron che ti mai vederà. Nel tuo paron, nella tua terra rossa come il cuor che mai riderà. Nel tuo paron, nella tua terra rossa come il cuor che mai riderà. Spero, nel senso che auspicherei che stia nel futuro del mondo questo pensiero, che a me fa pensare all'idea di misto, di meticcio, di bastardato, direi anche come, e che corrisponde a questa domanda che ti fanno sempre: ma tu di dove sei? No? E allora io sono sempre in imbarazzo, no? Dico, sono di Trieste, sono istriana, rispondo alla fin fine, anche se questo implica la necessità di stare un po' a spiegare cosa vuol dire, e il termine istriano include tutto. L'ho scritto anche nel mio libro, no? Questa idea della diversa appartenenza linguistica, della diversa appartenenza culturale che si ritrova in tantissime famiglie istriane, no? Per cui prima la ragazza che mi ha interrogata, che diceva che la mia domanda sarebbe: sei istriana, ma di dove? Perché devi sempre circoscrivere la cosa, e quindi... Se uno ti dice di Capodistria, boh, ma dopo dici sì, ma tua nonna, tuo bisnonno, tutti, e viene fuori tutta la varietà e tutte le componenti molteplici di un'identità molteplice, che è difficile da reggere. Non siamo strutturati, secondo me, per essere tanto plurimi, perché non ci rassicura, ci porta via la terra sotto i piedi, ci costringe a dover sempre faticare, a definirci, a ridefinirci, ad allargarci invece che di stringerci su una base solida di certezze. Come dicevano qua a Trieste, siamo italiani e basta. Voglio vedere il tuo trisnonno, come minimo veniva dall'Austria, dall'Ungheria, eccetera. Ecco, quindi per questo dico, auspico che sia una prospettiva verso il futuro in cui questa idea di appartenenza nazionale, così rigida, così castrante in un certo senso, si slarghi fino a farci accettare un'idea più ampia del mondo in cui siamo, che è bello perché è tanto vario. Non so se sono riuscita a rispondere, insomma, la sento molto questa questione tra identità e appartenenza. Proprio nei tempi in cui lo spessore umano, l'umanità di una persona, cioè come valore, sempre viene a mancare, insomma, viene a mancare, c'è sempre più volgarità, ma non è che voglio essere moralista, ma c'è volgarità intellettuale, c'è volgarità di linguaggio politico, c'è volgarità di linguaggio, di vari linguaggi, insomma, c'è un'aggressività, c'è un pericolo che la storia si ripeta in vari aspetti umani, no? Dunque c'è un quesito di quello che accadrà con la nostra civiltà, credo anche, no? Bisognerà, cioè si sperimenta tantissimo, si creano
fantastiche cose a livello tecnologico, ma si regredisce a livello umano, no? Purtroppo bisogna stare attenti, l'arte è la grande battaglia, come dire, fare arte significa oggi, o arte o cultura significa essere rivoluzionari, insomma, no? C'è bisogno di queste rivoluzioni, no? Bisogna essere attenti a quello che ci può succedere, l'arte e la cultura sono due aspetti importantissimi dell'uomo per la sua libertà. Quindi il suo testamento spirituale ancora oggi ci insegna che l'abbraccio e l'incontro valgono molto di più dello schiaffo o della mano che respinge, e che la curiosità nei confronti degli altri, il senso che i latini definivano la pietas, che non è la pietà, ma è il riconoscere nei propri drammi i drammi del mondo intero, diventano davvero un veicolo per questa nostra umanità così travagliata. Quando alla televisione vediamo le urgenze dei migranti di oggi che scappano dalle guerre, che perdono la loro terra, i loro affetti, il luogo dove sono sepolti i loro morti, i loro antenati, e sono costretti ad una erranza disperata e matta, leggere le pagine di Tomizza che raccontano sostanzialmente le stesse cose, di una amata terra lontana che rimane nella memoria, che diventa racconto, che diventa narrazione, e allora si fa davvero canto, poesia, e si fa anche etica fortissima, che ci induce a combattere, a continuare a combattere, perché non esistono né profughi né pellegrini, ma soltanto fratelli umani che condividono l'esperienza di un'unica terra, che poi è il mondo, visto dalla lontananza del cosmo, una pallina blu, azzurra, senza confini, come dovrebbe essere. Quindi assolutamente et, ma è un et, cioè non ce ne sono solo due, no? E io mi sento al centro, non mi sento ai margini di un mondo, mi sento proprio al centro, e la storia dell'Istria e tutto quello che affiora nella letteratura, nella cultura dell'Istria può insegnare tanto, può dare tanto al mondo. Quindi questo scrigno bisognerebbe proprio aprirlo. Rendere attuabile l'impossibile riconciliazione. Prima di tutto dentro me stesso, per non dover scegliere tra le diverse e magari opposte componenti di sangue, di cultura, di mentalità, ma tentando piuttosto di accordarle, riconoscendo le proprie di un uomo di frontiera, sentendole stimolanti anziché gravose. Sì, no, aspetta che trovo la parola. Brava, Elisa, io scusa, ti do del tu, adesso spero che posso permettermi, guarda che non lo faccio per così. No, perfetto, come devo andare. Ciò mi avrebbe spontaneamente portato, anche con gli scritti, ad allargare la mia frontiera, sconfinando in altre etnie, in altre fedi, in altre regioni dei vari paesi che vi si affacciano. La lingua tetomizza è anche molto, come posso dire, è molto piena, Evo. Rifacciamo? Sì, una pausa tecnica perfetta. Abbiamo ancora una domanda. Grazie
No. No. Lei è una scrittrice? Diciamo, sì. E cos'è lo... Francesco è familiare, che è quello della scrittura. Beh, se uno è bravo, e Fulvio lo era, ha un potere grandissimo. Beh, insomma, per concludere, Elisa, la tua domanda. Alessandro, take 2. Alessandro, in questo progetto abbiamo... Perché l'insegnamento letterario, ma soprattutto umano, che lui ci ha lasciato è un'eredità bella forte da curare. In cui... Chissà come racconteranno i tempi del Covid i nostri futuri romanzieri, sarei curiosa. Un amico era tentato di assumere quale slogan un mio vecchio indirizzo di comportamento e di struttura proposto per la gente del confine. Sostituire l'autoritario e consuetudinario out-out col dimesso, quasi disperato e insieme fiducioso associativo dell'et-et. Va bene, grazie ragazzi a voi. E mi raccomando, non l'avete letto, ma ditemi non ancora.